che mi salvò, mi riscattò in un momento lì, mi donò libertà, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù. Nell'angoscia dell'anima mia io ho gridato a te e tu sei venuto e mi hai tirato su. Nelle tenebre che erano attorno a me tu sei venuto e hai acceso la tua luce nel mio cuore. Male mio
ciò che mi succederà. Perché io so che lui mi libererà. Io so che il mio Redentore vive. Lui ci libererà. Tua gloria vogliamo vedere, la tua maestà, la tua santità, Signore. Questa sera possa scorrere il tuo fiume. Sì, Signore, noi lo sentiamo che sta scorrendo, Signore, sta portando benedizione alla nostra vita. Sì, direttamente dal tuo trono, Signore, tu fai scorrere il tuo fiume. La tua gloria, la tua maestà, noi desideriamo, oh Signore, la bellezza tua, la potenza tua, noi vogliamo vedere. Più di ogni altra cosa, oh Dio, il tuo fiume scorre tra di noi, porta vita e gioia ai nostri cuori. La tua gloria riempie questo luogo della tua.
brucia i nostri cuori, il risveglio esplode nella chiesa, tua chiesa, vogliamo te. Gioia ai nostri cuori, la tua gloria riempie questo luogo, noi sentiamo la tua unzione qui, il tuo fuoco brucia ai nostri cuori, il risveglio esplode nella chiesa tua, vogliamo te. Tuffiamoci nel fiume dello Spirito Santo. Il suo fiume è qui per portare bene alle nostre vite, per riavvivare il nostro spirito. Signore, scorri, scorri, perché noi vogliamo tuffarci in questo fiume meraviglioso, il fiume del tuo Santo Spirito. Sì, Signore, lo vogliamo con tutto il nostro cuore. Molto più bello
io ti offro il mio cuore. Thank you.
ci offriamo a te, Signore. Sono qui dandoti ogni battito del mio cuore. Degno, degno, tu sei degno. Santo, 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 tu sei santo, santo è il Signore. Santo, 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 santo. Thank you.
tua chiesa adora te, Signore, adora te. La tua chiesa adora te, Signore, adora te. La tua chiesa adora, adora, adora ed esalta solo te, Signor Gesù, Signor Gesù. Santo, santo, tu sei santo, santo è il Signore. Santo, santo, tu sei santo, santo. Santo, santo, tu sei santo, santo è il Signore. Poiché così dice l'Alto, l'Eccelso, che abita l'eternità, e il cui nome è santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti. Mentre cantiamo di nuovo questo cantico, santo, 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 crediamolo che Lui è qui, perché vuole ravvivare la sua chiesa, vuole ravvivare la tua vita, vuole ravvivare la mia vita. Perché Lui è santo, santo, santo tu sei, Signore, sei santo. È sparso per me, io ti offro il mio cuore. Sono soon.
nessuno è come te, nessuno Signore incomparabile, ed interamente amabile. Alleluia, Signore, in questa tua presenza santa, meravigliosa, Signore, vogliamo offrirti, Signore, con un cuore sincero a te, Signore, le nostre offerte, Signore, le nostre decime, Signore, per l'avanzamento, Signore, del tuo regno. Grazie, ti diciamo ancora, Signore, nel nome di Gesù. Perché sappiamo che è una concessione della tua grazia. Caro Padre, né una parola di meno né di più di quello che tu vuoi questa sera che sia detto. Vogliamo ringraziarti per la tua parola nel nome di Gesù. Amen. Andate ad aprire le vostre Bibbie nel libro della Genesi. Il titolo della parola di questa sera è La preghiera che vince. Vogliamo leggere dal verso 22, capitolo 32. Ora quella notte si alzò, prese le sue due mogli, le sue due servi, i suoi 11 figli e attraversò il guado di Giabbok. Lì prese e fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva. Così Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntar dell'alba. Quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la cavità dell'anca e la cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. Fin qui la parola di Dio. Abbiamo voluto ringraziare Dio per la sua presenza, perché la sua presenza non si può creare, la sua presenza è una concessione del suo amore e della sua bontà. E da quando è iniziato l'anno che respiriamo qualche cosa di diverso, sia qui a Librino, per quanti vengono il martedì possono confermare che da un paio di martedì non riusciamo nemmeno a fare lo studio per come Dio si sta manifestando. E se Dio si manifesta con la sua presenza è perché noi necessitiamo di un maggiore avvicinamento a quello che è il suo cuore. Si può testimoniare la stessa cosa a San Cristoforo quando sono andato, e vi posso dire che anche è così a Massa Annunziata, per come veramente Dio sta toccando il nostro cuore. È importante ed è necessario che i nostri cuori possano essere visitati dall'amore di Dio e dalla presenza del Signore. Tutta la Bibbia è importante. Vi sono nella Bibbia alcuni episodi che ci parlano a volte in un modo particolare, o potrei dire che influenzano positivamente, lasciando il segno, la vita di ogni cristiano. Se io facessi una domanda a quante da molto tempo che hanno sperimentato la grazia di Dio, sono state visitate dal suo amore, possono testimoniare che nel loro cammino ci sono stati uomini che sono stati di esempio, altri che l'hanno influenzata. È importante che noi siamo influenzati da persone, uomini e donne di Dio. Io posso testimoniare che nei miei 29 anni ci sono stati uomini che hanno influenzato la mia vita, in particolare uno per la sensibilità che aveva alla vita di preghiera. Questa è una storia importante, è una storia sulla quale voglio predicare, ma Dio vuole che alcuni principi che hanno caratterizzato la vita di Giacobbe in un certo momento, voi sapete
che Giacobbe, il cui nome era uno che sompiantava sempre dei problemi, delle grani, conoscete un pochettino la sua storia, il suo cammino, di che cosa si è macchiato, cosa ha fatto, ma una cosa è certa, che sulla vita di Giacobbe c'era la volontà di Dio, come sulla tua vita c'è la volontà di Dio, sulla vita di Giacobbe c'era una chiamata importante, come nella vita di ognuno di noi c'è una chiamata, Dio non ci salva solo, ma Egli ci salva, ma ci chiama in modo che noi possiamo compiere opere importanti per la sua gloria. Questa sera c'era un canto che diceva eccomi, e io credo che ognuno di noi abbia ripetuto questa parola dicendo Signore eccomi. Era un momento difficile, era un momento di turbamento, era un momento particolare per Giacobbe. Infatti verso 22 dice che ora quella notte si alzò, presso le sue due mogli, le sue due serve, i suoi 11 figli, attraversò il guado di Jabbok, lì prese e fecero passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva. Tutto quello che possedeva li invitò a andare oltre quel fiume, e verso 24 inizia così: Giacobbe rimase solo. Forse Giacobbe non riusciva più a dormire la notte. C'è un detto forse nel mondo che dice chi la fa la spetti. Aveva delle preoccupazioni perché sapeva che suo fratello Esaù gli stava andando incontro, e erano delle preoccupazioni, anche se erano passati molti anni. Voi conoscete attraverso la storia quello che Giacobbe aveva fatto ad Esaù, anche se a Esaù non tanto interessavano le cose spirituali, era un figlio, un giovane che guardava più sulla terra e non verso il cielo. Ma c'era turbamento. Tutto il capitolo 32, se voi lo leggete attentamente, è scritto che Giacobbe pregava, cercava la faccia del Signore. Quindi al verso 24 non è la prima volta che lui si trova, diciamo, in una situazione è difficile, una situazione di difficoltà, e potremmo dire non è per la prima volta che lui sta pregando, ma già aveva pregato, aveva iniziato, potremmo dire, a costruire la sua vita di preghiera. E io credo che ognuno di noi deve costruire la sua vita di preghiera. Se tu non vieni una domenica in chiesa non succede niente, se tu non frequenti una volta una riunione non ti deve sentire in colpa, ma ci sono alcuni principi che devono essere piantati nel nostro cuore e nella nostra vita, perché ci sono momenti in cui si presentano delle difficoltà all'improvviso, si presentano davanti a te, davanti a ognuno di noi. Magari forse l'ultimo, fino all'ultimo momento, ha detto Signore grazie per tutta questa pace. Ma a volte i cristiani affrontano delle difficoltà, una malattia improvvisa, una morte improvvisa, un qualcosa che turba la vita di chi crede. E Giacobbe viveva una grande difficoltà, forse non riusciva nemmeno a dormire la notte, perché quanto veramente stava dentro di lui, i suoi pensieri. Quando c'è un turbamento, quando ci sono delle difficoltà, si pensa, si ragiona. Infatti lui faceva dei ragionamenti, non sapeva come affrontare, aveva messo in atto delle strategie, quindi c'erano queste grandi preoccupazioni. Noi cristiani sappiamo che il nostro cammino, il nostro servire a Dio non è un qualcosa di facile. Detto prima che ci sono principi che vanno stabiliti nella tua vita. Così pensavo, mentre ero lì che adoravo, che se prendiamo per esempio Israele, è odiata da alcune nazioni che sono vicino, sia la Siria, l'Iran, i palestinesi vorrebbero vedere la distruzione di questa nazione, ma gli israeliti da quando sono piccoli bambini vengono insegnato loro, vengono equipaggiati come affrontare i momenti di grande difficoltà. Potremmo dire che vengono addestrate a difendere quello che è la loro identità e la loro nazione.
Certamente se Israele esiste fino adesso, uno è perché la mano di Dio è sopra questa nazione, sopra il suo popolo, ma secondo perché questi uomini nel tempo sono stati preparati e sono stati addestrati ad affrontare i momenti di grande crisi. Ci sono i momenti di crisi, ci sono momenti di prove e di difficoltà, ma ci sono i momenti quando tu passi o sperimenti una vera crisi. Una crisi è qualcosa di diverso di una prova. Ci sono svariate prove, dice l'Apostolo nella sua lettera, prove di vario genere, ma a volte ci sono crisi che coinvolgono, come coinvolse la vita di Giacobbe. E voglio leggervi qualcosa da un libro che abbiamo appena pubblicato, Come pregare, che vi incoraggio a prendere perché ci aiuterà a crescere nella preghiera. Dice: se le tenebre sono prodotte da tante pesanti, inaspettate prove, il modo migliore per rimuoverle è prevenirle e insegnare ai credenti di aspettarsi sempre delle prove. Essi vivono in un mondo maligno, tra spiriti crudeli, subdoli e maliziosi, e hanno un cuore capace di fare il male. Devono capire che l'intera opera di santificazione non avviene come esse potrebbero immaginare all'istante. Quando credono per la prima volta sono come bambini neonati che gradualmente dovranno crescere. Esse dovrebbero aspettarsi molte prove prima di giungere alla piena statura di Cristo. Soprattutto si spieghi loro che quando la prova è su di loro non devono mettersi a ragionare col maligno, ma né piangersi addosso, ma devono pregare, che possono effondere le loro anime davanti a Dio e mostrargli i loro problemi. Sono queste le persone alle quali primariamente si applicano le grandi e preziose promesse di Dio, non agli ignoranti, perché l'ignoranza è rimossa, molto meno a un peccatore impenitente. A coloro che sono provati possiamo dichiarare l'amorevole bontà di Dio, che dimora nella sua fedeltà e nella virtù di quel sangue versato per noi per purificarci da tutti i nostri peccati. È un insegnamento ad andare avanti, è un insegnamento a cercare la faccia di Dio, è un insegnamento a guardare la realtà in faccia e non sentirsi né poco amati, né poco apprezzati, né tantomeno non circondati dalla grazia di Dio, né tantomeno abbandonati da Dio, perché Dio non abbandona il suo popolo. Dio ha provveduto per il suo popolo, Dio si è proposto per il suo popolo, Dio ha dato a noi come suo popolo tutte quelle armi necessarie per poter superare i momenti di grande difficoltà. Quando tu passi una crisi profonda, sì, puoi chiedere all'altro: prega per me fratello, prega per me sorella, ma non puoi trasferire alla persona, al fratello, alla sorella, quello che tu e io stiamo passando e vivendo in quel momento, perché è qualcosa di personale, è qualcosa che fa parte di te, fa parte di noi, e dobbiamo affrontare ogni situazione con l'aiuto di Dio. Così Giacobbe rimase solo, fece passare tutto quello che era il suo popolo, tutti gli amici, avanti, e lui è rimasto solo. Ed è importante che ognuno di noi abbia il tempo cui noi, o attraverso il quale stiamo davanti a Dio. Noi siamo una chiesa che preghiamo, siamo una chiesa che è frequentata di uomini e di donne che pregano, e questo ci incoraggia. In questa chiesa non dobbiamo ancora buttare le basi sono state buttate, e vi posso dire che ci sono anche le colonne in questa chiesa, e le colonne sono fatte da quegli uomini e donne che siete voi, fedeli negli anni in cui Dio vi ha chiamato, che al di là di quello che sono le difficoltà che presentate, continuate a servire Dio, non lamentarvi di Dio, ma continuate a sperare nella grazia di Dio.
ma c'è di più. Io credo che la Chiesa deve essere preparata, deve essere formata, equipaggiata per i momenti difficili. La Bibbia dice che non dobbiamo sperare nulla da questo mondo malvagio. La Bibbia dice che non dobbiamo aspettarci nulla di coloro che non hanno sperimentato la grazia e l'amore di Dio. Potremmo dire un qualcosa forse di più, che non riescono a contemplare Gesù Cristo, la sua immagine, il suo volto, la sua gloria, la sua luce, quello che Egli rappresenta per noi. Ho letto in una versione che è nel Vangelo di Giovanni, credo nel capitolo 6, 39 se non sbaglio, 39, 40, ma è da quelle parti, quando parla di coloro che ricevono la vita eterna, nella Diodata rende diverso, ma per chi ha la riveduta, dice tutti coloro che possono contemplare il suo figliolo Gesù Cristo, ricevono la vita eterna. Quando noi ci incontriamo solo con Dio, quando noi siamo nel nostro luogo di preghiera, il luogo che dovrebbe essere un luogo a noi molto caro e molto conosciuto, quando siamo in quella stanza di cui parlò Gesù, che è la nostra stanza di preghiera, perché è là che si affrontano le difficoltà, ma è anche là che si vincono. Io ho imparato all'inizio della mia esperienza con Dio, perché altri me l'hanno trasferito, mi hanno insegnato che quando si è nella prova o nella difficoltà si deve cercare la faccia di Dio, bisogna perseverare, bisogna continuare in quella ricerca, e mi hanno detto alla fine tu vedrai che ci sarà sempre una luce alla fine del tunnel. E io feci questa esperienza, e avendo fatto questa esperienza come l'hai fatto anche tu, siamo preparati per le prove che a volte successivamente ci affrontano o che ci capitano, perché sappiamo che al di là di quello che è la prova, se noi cerchiamo la faccia di Dio, alla fine c'è sempre la luce, come quando Giacobbe, lottando, fu che alla mattina ci fu l'alba, perché c'è sempre la possibilità e l'aiuto per uscire da ogni situazione e da ogni condizione. Così Giacobbe rimase solo. Detto che è importante quando noi siamo assieme, è importante quando ci incontriamo e preghiamo tutti assieme, è importante la preghiera comunitaria, è importante il culto della domenica, che è una celebrazione. Siamo qui perché vogliamo celebrare Dio, ma siamo qui alla fine di una settimana. Siamo qui dopo che alcuni giorni sono passati, ognuno al suo posto di lavoro, ognuno affronta le sue difficoltà, e siamo qui per ringraziare Dio, per ringraziare il Signore per la sua fedeltà. Questa sera voglio spezzare una lancia per quelli che vedono amici, nel senso positivo, non negativo. Voi che vedete le ipogrammi, non si arriva al serale così, ma c'è una settimana di preparazione, di lavoro, di fatica, dove le persone vengono esaminate per vedere qual è il loro impegno, cosa hanno imparato, e poi li portano alla sera, no? Non so se è sabato sera, quando c'è il serale. Noi ringraziamo Dio che il Signore al di là ci porta tutti assieme la domenica per poter ringraziare e benedire il Signore, ma quello che lo Spirito Santo vuole lasciare sul nostro cuore, che per superare le difficoltà necessita il nostro coinvolgimento, la nostra perseveranza, la nostra continuità. È importante che noi conosciamo bene il luogo in cui noi ci incontriamo con l'amore di Dio, con la presenza di Dio, con lo Spirito Santo. Così Giacobbe rimase solo, dice che
un uomo lottò con lui. Ci fu un uomo che lottò, ci fu un combattimento, un combattimento che fu per tutta la notte. In questo tempo di preghiera vediamo l'attitudine di Giacobbe, che è diversa, che si aggrappa a questo uomo, combatte con questo uomo, apre il suo cuore, perché la disperazione era tanta. Egli prega. Se noi leggiamo attentamente, esaminiamo attentamente la vita di Gesù, noi vedremo che Gesù, il figlio di Dio, colui che non aveva nulla da farsi perdonare, colui che è la perfezione, e noi guardiamo questa sera della sua perfezione, la Bibbia parla della vita di preghiera di Gesù. In Matteo 14:23 è scritto: dopo averle congedate, cioè le moltitudini, salì su un monte, notare, in disparte per pregare, e fatto stasera era là tutto solo, Gesù solo col Padre. Lui è il Padre. Lui cercava la faccia di Dio, lui cercava soccorso e aiuto. In Marco 1:35 dice: ma al mattino seguente, se leggete attentamente il passo, fino a tarda sera aveva guarito, liberato delle persone, e dice che la mattina si era alzato di buon'ora. Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario, e dice che anche lì pregava. In Luca 15:16 sempre egli, figlio di Dio, sempre più le folle si attorniavano attorno a loro per essere da lui guarito dalle loro infermità, ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava. Il cristiano deve avere la sua privacy. Il cristiano deve avere il suo tempo di stare con Dio. Il cristiano vive nel mondo, facciamo parte di questo mondo. Detto prima, ognuno di voi ha un mestiere diverso uno dall'altro, lui non ci ha tolto dal mondo, ma noi dobbiamo cercare e dobbiamo costruire la nostra vita. E per costruire la nostra vita di preghiera, la nostra vita non può essere sempre una vita pubblica. Gesù sentiva la responsabilità sopra la sua vita, ed era quella di appartarsi. In alcune circostanze l'ha fatto per tutta la notte, a cercare la faccia del Padre, e questo rilascia qualcosa di importante e riporta alle nostre menti anche quello che è stato la vita dei nostri padri. Se tu sei stato vicino a uomini di Dio, io non penso che hai visto questi uomini di Dio girando sempre per la città. L'hai incontrato alcune volte per la città, anche nei negozi, perché anche gli uomini di Dio, i cristiani, devono nutrirsi, devono vestirsi, ma sicuramente siamo stati toccati, impressionati positivamente, perché avevano una vita consacrata, appartata, uomini che hanno fatto una scelta nella loro vita. Se leggete in Osea, dice che in Osea capitolo 12 verso 5 dice che Giacobbe non lottò con un uomo qualunque, ma dice che lottò con l'angelo dell'Eterno, ma dice anche che Giacobbe pianse. Il suo cuore era spezzato, il suo cuore era rotto, tutta la sua vita passava davanti a lui, e lui voleva essere toccato da Dio, voleva che qualcosa succedesse in lui. È scritto che lottò per tutta la notte. Io mi sono chiesto, ma dato che lottò per tutta la notte, perché Dio non rispose subito alla sua preghiera?
Perché Dio non intervenne subito nella vita di Giacobbe? Nella vita di Giacobbe, come nella vita di ognuno di noi, devono essere rimossi gli impedimenti per poter sperimentare la piena benedizione di Dio. Avere un cuore che non vuol perdonare, non si può ricevere la benedizione da parte di Dio. Non amare chi ci sta a fianco, non solo, non amare il prossimo, non amare i peccatori, dice che questo ci fa scadere davanti agli occhi del Signore. Noi siamo un popolo che cerchiamo la faccia di Dio, ma siamo un popolo che desideriamo e vogliamo rivestirci da quelle caratteristiche di cui parla la parola di Dio e che fa la differenza nella tua vita e nella mia vita. Fa una differenza e gli altri ci additano come uomini e donne di Dio. Vuoi essere un uomo e una donna di Dio? E allora rimettiamo i peccati agli altri, per come Gesù Cristo ogni giorno rimette a noi i nostri peccati. Dice nel Vangelo di Giovanni: se abbiamo qualche peccato e qualche colpa, confessiamo. E dice che Dio è buono a rimettere i nostri peccati. È scritto in un Salmo, Salmo 66, 18: se avesse serbato del male nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Dio salmista, se io avessi conservato un atteggiamento non buono nel mio cuore, Dio non mi avrebbe ascoltato. Io so che tutti siamo concordi su una realtà, in quello che abbiamo cantato, che diceva che Lui è santo, santo, santo. Noi sappiamo che nessuno è perfetto, noi tutti sappiamo che Dio ha pazienza verso di noi, Dio aspetta che sui nostri cuori avvenga quel grande miracolo che stava per avvenire nella vita di Giacobbe. Era preso dalla disperazione. Io non so se tu hai sperimentato momenti quando eri prostrato, inginocchiato, che piangeva davanti a Dio, che apriva il tuo cuore. Io spero che ognuno di noi abbia avuto questi momenti, perché sono momenti buoni, sono momenti in cui noi apriamo a 360 gradi il nostro cuore, sono momenti in cui noi non difendiamo più noi stessi, ma davanti a Dio confessiamo la nostra natura, la nostra debolezza, le nostre mancanze, sono momenti in cui noi diciamo: voglio te, voglio che la mia vita cambia, voglio che la mia vita sia trasformata, voglio avere questa potenza tua nel mio cuore, voglio rivestire la tua gloria, voglio essere come tu sei, desidero di rappresentarti, essere un testimone per come tu vuoi. Io credo che questo è il desiderio di ognuno di noi, e c'era questo desiderio nella vita di Giacobbe. Verso 25 dice: quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la cavità dell'anca, e la cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. Voi pensate che Dio non poteva vincere Giacobbe? Noi pensiamo che qui nella manifestazione, che Gesù Cristo nella sua preincarnazione, per quando dice l'angelo del Signore si riferisce, qui dice Giacobbe è Dio, ma Osea diceva che l'angelo del Signore, che Gesù Cristo non poteva vincere la vita di Giacobbe, assolutamente. Tutti siamo coscienti sulla potenza di Dio, tutti siamo coscienti, è scritto che Egli ha creato ogni cosa con la sua potenza, è scritto che Egli sostiene ogni cosa con la potenza della sua mano, tutti siamo coscienti della potenza di Dio. Tutti siamo coscienti che il creato non è venuto così dal nulla, ma che Dio ha creato ogni cosa, o Gesù che è la parola vivente, che ha creato ogni cosa, ma Lui vuole farsi vincere da noi. Per vincere dobbiamo essere vinti da Dio. Per essere vittoriosi dobbiamo sperimentare la nostra debolezza. Per sperimentare la gloria e la potenza di Dio dobbiamo sperimentare la nostra nullità. Dobbiamo sperimentare che siamo polvere, dobbiamo sperimentare che senza di Lui non possiamo fare nulla,
Dobbiamo sperimentare che dobbiamo dipendere continuamente dalla grazia e dalla volontà di Dio. Non perché abbiamo fatto bene per un tempo, per degli anni, questa è la garanzia che le cose andranno sempre in quel modo o che tu e io faremo bene. Noi progrederemo nelle vie di Dio e arriveremo a destinazione se noi assumiamo quell'atteggiamento di quella base di umiltà nella nostra vita che ci porta a dipendere dalla volontà di Dio. C'era qualcosa che nella vita di Giacobbe doveva cambiare. C'era qualcosa che Giacobbe si doveva liberare. Giacobbe era autosufficiente, aveva fatto esperienza, aveva imparato, voi sapete la storia, dallo zio, Dio l'aveva benedetto, quindi aveva avuto ricchezza, aveva avuto ogni cosa, era stato astuto, vedeva che le cose funzionavano, ma siccome Giacobbe era stato chiamato per qualcosa di importante, siccome Giacobbe era stato chiamato affinché la benedizione che era stata sulla vita di Abramo, era stata su Isacco, doveva essere sopra la sua vita e lui non poteva fallire, ma doveva imparare e crescere nelle vie di Dio come noi dobbiamo imparare e crescere nelle vie di Dio, come noi vogliamo progredire nella grazia di Dio. Amen. Io credo che vogliamo andare avanti. Io credo che vogliamo essere delle colonne, io credo che altri dovrebbero venire nel tempo e negli anni a ripararsi sotto le tue braccia perché tu sei una colonna nelle vie di Dio. Dipendere totalmente da Dio costa, dipendere totalmente da Dio significa non per ogni uccellino che passa sopra la tua testa tu lo segui e ci vai dietro. Dipende totalmente dalla volontà di Dio nei momenti bui della tua vita, quando non vedi la luce davanti, quando non vedi la prosperità che tu hai desiderato, quando non vedi il progresso della chiesa per quale lui ti ha chiamato, per il gruppo o per la cellula, tu non cerchi altre vie, ma tu rimani fermo, dipendi totalmente dalla volontà di Dio. Amen. Non di uomini e di donne che per un tempo si sentono chiamati da Dio e poi per un altro tempo si sentono essere chiamati per altre cose, ma per uomini e donne che sanno rimanere fermi, piantati in quello che è la casa di Gesù Cristo, di quelli che sono fermi in quello che è la volontà di Dio. Per essere uomini e donne di Dio è necessario sperimentare la sua presenza, sperimentare la sua mano su ognuno di noi. Egli lottò per tutta la notte e Dio si è fatto vincere. Ama farsi vincere da noi. Io non so se tu hai giocato con tuo figlio quando era piccolo. La tua forza al rapporto con un bambino si può rapportare, però ti facevi vincere, giocavo con lui e ti facevi vincere, tuo figlio era contento, no? Ti aveva vinto, aveva battuto il suo papà, tu ti facevi atterrare, lui era orgoglioso, era contento, e quel tipo di lotta porta un'autostima nei bambini, prendono coraggio, dice guarda ho vinto mio padre, quindi posso vincere altre. Dio ama farsi vincere da noi. Dio non è geloso di noi. Lui ama che ognuno di noi possa sperimentare quelle proprietà di vita nel nostro cuore e la nostra vita. E durante la notte è successo qualche cosa. Dice che l'angelo lo toccò all'anca, lo tocca all'anca e gli fu slogata mentre lui lottava. Un segno che lo segna da quel giorno per rimanente della sua vita. Perché Dio gli slogò l'anca? Perché Dio
che è un padre misericordia che rimuove i problemi, che rimuove l'infermità. Invece qui crea un'infermità nella vita di Giacobbe. C'era uno scopo ben preciso della volontà di Dio. Prova a immaginare Giacobbe, un pastore, un leader, tutti dipendevano da lui, sciancato. Tu immagini uno che pasturava le pecore, non poteva più correre dietro le pecore. Ma non solo, non poteva nemmeno lottare con gli uomini. Perché aveva un'infermità permanente. Ma c'era uno scopo, c'è uno scopo. Quando Dio tocca il tuo cuore, tocca il mio cuore. Dio voleva insegnare a Giacobbe, ma lo vuole insegnare a te, a me, lo vuole insegnare alla sua chiesa, lo vuole insegnare a chiunque ha un cuore sincero che lo vuole servire con un cuore leale e onesto. Giacobbe doveva imparare che da quel giorno in poi non avrebbe più di peso dalla sua autosufficienza, dalla sua esperienza. Lui doveva imparare a dipendere ogni giorno dalla volontà di Dio. Doveva dipendere ogni giorno dalla grazia di Dio. Doveva dipendere da quello che Dio preparava per ognuno di prepara per ognuno per i suoi servi. È scritto nella Bibbia: se Dio non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Nei miei 29 anni di fede ho visto molte case che pensavano che avessero avuto buon fondamento, qualcosa di solido, che poi nel tempo sono andate via. Ma ho visto case costruite da uomini i quali hanno avuto esercitato una dipendenza. Forse lì per lì non avevano delle qualità, qualcosa che spiccasse per cui il popolo gli corresse dietro, ma avevano delle qualità dentro. Una di queste avevano sperimentato la piena dipendenza da Dio. La piena dipendenza dal Signore o dallo Spirito Santo porta certezza, porta sicurezza che quello che tu stai facendo, intraprendendo è la volontà di Dio. E al di là di quello che sono le difficoltà, le crisi, il momento difficile che tu stai sopportando, in qualsiasi circostanza in cui tu ti trovi, cerchi la faccia di Dio, preghi, ti apparti con Dio, preghi, perché sai che la tua preghiera, la tua intercessione, la nostra supplica, alla fine ti farà vincere, perché Dio risponde a coloro che hanno un cuore umile e uno spirito contrito. Quindi, avanti, ma non avanti così, avanti, cercando la faccia di Dio, costruendo la nostra vita di preghiera. Vogliamo prendere esempio di questo uomo, di Giacobbe, in quale in questo incontro con Dio, Dio cambia la sua vita. Da questo giorno, dal giorno in cui lui lottò con l'angelo, leggete, studiatevi la storia di Giacobbe, vedrete che Giacobbe non fu più lo stesso. Giacobbe, più avanti vedrete che sua moglie partorisce Beniamino e muore di parto, ma lui continua a camminare nella volontà di Dio che gli aveva segnato davanti, perché aveva sperimentato la presenza di Dio. Era un uomo che si appartava, aveva un luogo segreto dove poteva piangere, dove poteva gridare, dove poteva aprire il suo cuore,
dove poteva dire tutto quello che voleva, la certezza che Dio lo avrebbe ascoltato, perché Dio ci ascolta e perché Egli ama il bene di ognuno di noi. Vogliamo alzarci in piedi e vorrei che ognuno di noi questa sera facesse una promessa con lo Spirito Santo. Ognuno di noi sa di che cosa noi necessitiamo, ognuno di noi sa di quello di cui noi abbiamo bisogno. Io, Nicola Spuria, pastore di questa chiesa, so di che cosa ho bisogno. Ho dei bisogni, ho delle cose che devono ancora arricchire la mia vita. Ho bisogno ancora di cose come tu hai bisogno. Ognuno di noi ha bisogno, ognuno di noi che ama e fare la volontà di Dio, vogliamo imparare dalla sua grazia, dalla sua mano piena di amore, una mano di grande bontà. Vogliamo veramente dire: Signore, 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 io voglio servire solo te, oh Signore. Signore, io voglio intraprendere ancora quello per cui tu mi hai chiamato, Signore. Io voglio fare la differenza. Io voglio essere amato, voglio essere formato. Io, Signore, voglio stare con te, oh Signore. Io voglio vincere ogni difficoltà che si presenterà, ogni intemperie, al di là di quello che sarà la prova, nulla mi potrà rubare o scostare dalla tua gloria, dalla tua benedizione, perché ho imparato la strada che viene verso di te. Io so che tu sei il mio rifugio, io so che la tua ombra mi adomberà sempre, io so che la mia preghiera non sarà dispersa, ma riceverà la risposta della tua grazia e della tua amore, dal tuo amore. Io so, Signore, che tu rispondi alle nostre suppliche, io so che noi siamo oggetto del tuo amore, io so, Signore, che anche quando noi pensiamo di essere soli, non siamo soli, ma tu stai formando la nostra vita, stai trasferendo qualcosa di importante. Cari nel Signore, quando sei provato non ci lamentiamo, ma corriamo verso il trono di Dio, corriamo verso il luogo dove noi abbiamo sperimentato la benedizione, il soccorso di Dio, perché Egli ci ha soccorso in altre circostanze e momenti della nostra vita, e dice la parola che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli soccorre il suo popolo, Egli soccorre i suoi santi, Egli vuole fare di ognuno di noi fiamme di fuoco, Egli vuole che la nostra vita sia ripiena di passione, Egli vuole che la nostra vita sia caratterizzata da una vita privata, da una vita che sta alla sua presenza, che si apparta, che non gli importa ciò che è il mondo, del mondo gli importa solo un qualcosa, di essere salvato dalla predicazione del Vangelo, della buona novella. Alleluia, alleluia, alleluia. Perché sento che tu sei l'unico che mi conosce e che capisce il mio cuore, perché da quando ti conosco. Se sei qui per la prima volta, mentre il gruppo canta e tu vuoi che noi preghiamo per te, vogliamo darti questa possibilità questa sera. Alleluia. Vieni a Gesù. Voglio dirti che ti amo. Arrenditi alla sua volontà, arrenditi al suo spirito. Che mi conosce e che capisce il mio cuore. Che da quando ti conosco io mi sento importante, perché hai lasciato il cielo per venire in me. Voglio dipendere da te. Yeah.
vogliamo dipendere dalla tua volontà e dalla tua parola. Vogliamo dipendere dal tuo spirito, Signore. Alleluia. Ti amo perché sento che tu sei l'unico che mi conosce e che capisce il mio cuore, perché da quando ti conosco io mi sento importante, perché hai lasciato il cielo per me. Ci insegnerai questa dipendenza in quanto noi ti diamo la disponibilità, oh Signore. Sappiamo che le cose non avvengono in un giorno, ma tu, oh Signore, operi continuamente in ogni giorno nella nostra vita. Vogliamo pregarti per questa donna Melania che ha, Signore, questo tumore, Signore, la potenza del tuo Santo Spirito, in modo che possa essiccarsi incontra dovunque si trova, Signore. Noi crediamo che tu sei lo stesso e oggi in eterno, e vogliamo anche pregarti per il fratello Alessandro Acerido per questo intervento, Signore. Grazie per come tutto è andato per il verso giusto. Stai vicino a lui, oh Signore, per un recupero veloce. Vogliamo ringraziarti e benedirti nel nome di Gesù. Amen. Fratello Alessandro è stato operato ieri, si trova da Cireale, quindi tutto è andato bene. Però potete fare anche qualche telefonata, se non avete il numero ve lo diamo noi. Vogliamo cantare un cantico movimentato. Volete andare a casa? No. Non c'è luogo migliore di questo. Bene? Non c'è un luogo migliore di questo. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Io gioirò nel mio Signore con tutta l'anima. Mi rallegrerò nel suo amore, nella sua speranza. Io canterò che la mia luce, la mia salvezza, solo in te. Hola.
Amen. Dio ci benedica.